Buongiorno e buon anno naturalmente per la prima puntata del 2023 di Omnibus. Parleremo tantissimo naturalmente di Papa Ratzinger, di che cosa, come sarà questa fase che segue alla morte del Papa Emerito. Parleremo anche del discorso di fine anno di Sergio Mattarella e naturalmente delle prospettive per il governo per quest'anno che si apre. Vi presento subito gli ospiti di oggi. Allora, bentornato a Massimo Franco, grazie, Corriere della Sera, buongiorno. C'è anche, ricordo, anche il suo libro Il Monastero, che proprio era dedicato alla coabitazione, al luogo dove Papa Ratzinger si è anche spento, dove si era ritirato e dove si è anche spento. Barbara Tedaldi, quirinalista dell'AGI, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a Fabio Martini, buongiorno, della Stampa. Bentornato anche al professor Giovanni, buongiorno, Arzina, storico, Università LUISS. In collegamento vedo il professor Gianfranco Pasquino, politologo, professore emerito di Scienze della Politica. Buongiorno. Buongiorno. E Francesco Giubilei, buongiorno anche a Francesco Giubilei, buongiorno, che è il presidente, buongiorno, della Fondazione Pinuccio Tatarella. Buongiorno. Buongiorno. E bentornato. Allora, io vorrei cominciare subito con Massimo Franco. Tra l'altro oggi scrivi, Massimo, di questo, del quello che sarà, forse, o anche quella che è stata questa coabitazione. Però io vorrei partire proprio dalla figura di Papa Ratzinger prima, e poi naturalmente andiamo anche su questo prosieguo, perché naturalmente i giornali che sono usciti oggi e non ieri, come dice, si è spento il Papa Emerito il 31, titolano in modi diversi e naturalmente leggono le cose in modo diverso. Il Corriere della Sera sul cambiamento della Chiesa, il Foglio, che aveva fatto una grande anche campagna a favore di Papa Ratzinger, descrive il profilo di professore e anche, scrive Giuliano Ferrara, ha messo in discussione il pensiero dominante, ha combattuto il relativismo, la Repubblica l'aspetto di conservatore. Qual è la tua, diciamo... Ma secondo me in realtà... C'è un po' tutto. Esatto, secondo me in realtà Papa Ratzinger è stato un centrista. È stato un centrista con venature fortemente conservatrici, ma che ha sempre cercato di mediare all'interno della Chiesa. E se pensiamo bene, anche il suo ruolo come Papa Emerito è stato un ruolo di riequilibrio rispetto ad un papato di Francesco che tutte le componenti conservatrici della Chiesa consideravano troppo sbilanciato verso riforme divisive, e quindi ha rappresentato un argine che permetteva a Francesco di andare avanti con la copertura sul fronte tradizionalista di un Ratzinger che cercava, in nome dell'unità della Chiesa, di tenere insieme una contraddizione epocale, cioè quella dei cosiddetti due papi. Il problema di fatti credo sia questo, in prospettiva, che questa anomalia, lo scriviamo oggi sul Corriere, questa anomalia in realtà è stato un fattore di stabilizzazione del papato di Francesco, e il fatto che adesso si vada verso la normalità, perché c'è un solo papa, finalmente, verrebbe da dire, in realtà rappresenta un'incognita, perché questa anomalia è durata tutto il papato di Francesco. Quindi l'equilibrio che si era in qualche modo stabilito in questi 9 anni e mezzo, quasi 10, è un equilibrio che salta con la morte di Benedetto, con un ulteriore tema. Si è sempre detto che Francesco non si poteva dimettere perché era ancora vivo Benedetto. Nel momento in cui scompare Benedetto, le dimissioni, la rinuncia di Francesco è sul tavolo, anche perché lui non l'ha esclusa. E questo rischia anche di creare... Anche di recente, tra l'altro, anche recentissimamente. Quindi questo rischia di creare molte turbolenze all'interno del Vaticano, perché ci sarà chi preme o si aspetta una rinuncia, e il fatto che non ci sia nessuna regolamentazione della rinuncia renderà, secondo me, le manovre per il conclave accelerate, e quindi si apre o rischia comunque di aprirsi un periodo di ulteriore destabilizzazione. Quindi, per paradosso, l'anomalia stabilizzava, la normalità può destabilizzare il papato.
Non so se Giovanni Orsina è d'accordo con questa lettura, però volevo chiedere anche come esperto di mondo, anche dei conservatori, se effettivamente questa definizione di conservatore è anche, diciamo, è quello, è l'aspetto che è piaciuto a una parte della destra, questo. Ma sicuramente sì, usciamo, diciamo, dall'ambito ecclesiale, perché appunto su questo non mi permetto di commentare il discorso di Massimo Franco, che mi sembra, appunto, per quel che posso giudicare, perfetto. Invece, se lo vediamo da fuori, in realtà Papa Ratzinger appartiene, in realtà appartiene a quella stagione, che non è neanche durata troppo, dei primi anni di questo secolo, che sono un po' gli anni, insomma, si aprono con l'11 settembre, quindi si aprono col terrorismo, si aprono col conflitto di civiltà, si aprono con il tentativo da parte degli Stati Uniti di rafforzare e ricostruire un'identità occidentale forte, facendo in un certo senso leva sul nemico islamista e quindi sul tema del terrorismo. E in realtà l'elezione di Ratzinger da un certo mondo è stata vissuta in continuità con questo evento. Quindi in un certo senso come una sorta di anima culturale o di riflessione o costruzione di un paradigma culturale che potesse sottostare lo sforzo americano dopo l'11 settembre di ricostruire un Occidente. Pensiamo al discorso di Ratisbona. Il discorso di Ratisbona è un discorso che lega strettamente il cristianesimo all'Occidente, mette l'Islam da un'altra parte in maniera molto chiara, infatti fu fortemente criticato anche per questo, e in un certo senso definisce non necessariamente appunto il papato di Benedetto, perché poi credo ci sia molto di più, e poi ci sono molti profili che non sono politici, che da chi osserva solo da un punto di vista politico sfuggono, però se lo vediamo da un punto di vista invece strettamente politico, la logica fu un po' questa. Adesso c'è un teorico, un ideologo, c'è un qualcuno che può restituire all'Occidente una sua anima forte. In realtà, come dicevo, è una stagione che dura abbastanza poco, perché poi ovviamente tutta una serie di passaggi anche politici non funzionano come si immaginava, perché naturalmente poi la presidenza di George W. Bush a un certo punto ovviamente finisce, poi arriva la crisi economica, insomma arrivano tutta una serie di sfide che modificano fortemente questo panorama, e quando Ratzinger si dimette, quella stagione è già finita secondo me da un pezzetto. E qui arriviamo alle dimissioni, che sono state il tratto caratterizzante, spiazzante, che ha colpito e anche turbato. Intanto, mentre parliamo, credo che l'assegnazione, eccolo lì, della diretta ci mostra Piazza San Pietro, e si vedevano poco fa, probabilmente, forse lo vedete, piccolini, la fila delle persone che comunque andranno a rendere omaggio, perché da oggi questo è possibile. Fabio Martini, volevo andare con te sul tema delle dimissioni, non da vaticanista evidentemente, però da cronista che parliamo, però è stato veramente un evento. Per chi è interessato alle dinamiche del potere, e quindi anche la curia ha una sua dinamica di questo tipo, è evidente che il coraggio delle dimissioni fa una notevole impressione ancora a distanza di tanti anni, e poi il successivo riserbo, perché il Papa Emerito si è espresso per iscritto nei 10 anni successivi, ma ha mantenuto un notevole riserbo che noi che siamo abituati alla loquacità dei politici attivi e anche non attivi, evidentemente questo è un tratto che ci colpisce. L'altro elemento che forse, sulla quale occorrerà forse riflettere nei prossimi giorni, è la diminuzione del peso specifico dell'influenza della Chiesa sulla realtà politica italiana, che naturalmente durava da tempo, ma che si è accentuata, diciamo, nel periodo di Ratzinger e successivamente
nell'atteggiamento di Francesco che si è tenuto distante. Questo ha avuto due effetti: diminuzione del peso politico della Chiesa, che ha avuto l'ultimo momento importante nella battaglia di un grande politico come il Cardinale Ruini nel referendum sulla fecondazione assistita, e al tempo stesso anche una minore ingerenza, perché il paese che ha avuto sempre il Papa nel suo cuore evidentemente ha sempre subito una forma più o meno accentuata di ingerenza della Chiesa Cattolica sulla vicenda nazionale politica. Professor Pasquino, è d'accordo con questo aspetto, e le chiedo pure un'altra cosa. Se anche lei considera quello delle dimissioni un gesto di coraggio, oppure, come scrive Aldo Cazzullo, un gesto storico e moderno, o invece una resa da un altro punto di vista. Come lo vede lei? Ma dal punto di vista del precedente, cioè di Wojtyla, che rimase in carica finché ci riuscì, e quindi, per dirla con un termine abbastanza noto, bevette il calice amaro fino all'ultima goccia, credo che il gesto di Ratzinger fu, come dire, me ne vado, non ne posso più. Non un gesto coraggioso, ma un gesto di resa, probabilmente. Di resa anche alle resistenze all'interno della Curia rispetto alle sue posizioni, già all'emergere di posizioni molto diverse. Però su tutto questo devo dire che mi affido totalmente a quello che scrive Massimo Franco, che leggo sempre con grande attenzione, perché bisogna conoscere le dinamiche che mi sfuggono fondamentalmente. Dopodiché, quando sento fare questo elogio di questo Papa, sono un po' preoccupato, perché i papi che mi sono piaciuti sono ad esempio Giovanni XXIII. Non mi è piaciuto Wojtyla, però Wojtyla è stato un grandissimo innovatore. Wojtyla ha svolto un ruolo fondamentale per la Chiesa Cattolica. E quindi le dimissioni furono una resa, secondo me, e anche questa idea, perché Papa Emerito, da dove viene? Domanda che vale naturalmente per tutti, ma in particolare per Massimo Franco. Questo è un ex Papa, perché Emerito? Quali sono le caratteristiche che rendono Emerito un Papa? So che cosa rendono Emerito i professori universitari. Cioè visto che lei è un professore Emerito. La lunghezza dell'insegnamento, i titoli, la loro proiezione anche sulla scena pubblica e così via. Che cosa rende Emerito? Ci siamo beati o vi siete beati, giornalisti, di questa espressione? Non lo so. E qual è il merito? È stato un innovatore davvero? È stato davvero un teologo innovatore? E questo non mi pare proprio, cioè le cose che ho letto non mi parevano particolarmente innovatrici, ma cercavano di fermare qualche cosa che era in corso. Cioè un giudizio, come dire, abbastanza critico di tutto quello che si dice, ma anche del Papa in quanto tale. Allora, torno da Massimo Franco e poi naturalmente coinvolgiamo anche Francesco Giubilei e Barbara Tedaldi, ma è stato eletto, mi pare, democraticamente in questo. Quindi Massimo Franco l'onere di risposte alle domande, poi che sono. Allora, al perché si è dimesso, naturalmente. Oggi c'è anche un'intervista molto interessante di Ezio Mauro a padre Georg Ganswein. In Vaticano il diavolo agito contro di lui è il titolo che hanno scelto, che fa più effetto, ma in effetti anche qui non si dà la spiegazione, né che sia stato per gli scandali della pedofilia, né allora, per parla dei lupi. Allora, il cardinale Camillo Ruini ha detto poco dopo la rinuncia di Benedetto in realtà non ha mai spiegato i veri motivi per i quali si è dimesso, e nella lunga biografia che gli ha dedicato Peter Sewald, che è un giornalista tedesco, suo biografo ufficiale, ci sono più di 150 pagine che parlano della rinuncia per spiegarla, ma in realtà non c'è una causa decisiva. Quello che mi è stato spiegato dal cardinale Müller è che il Papa Emerito, poi spieghiamo questa storia dell'emerito, sono abbastanza d'accordo con Gianfranco, pensava di morire dopo 6 mesi. E il fatto che non sia morto e abbia accompagnato per quasi 10 anni il papato di Francesco ha naturalmente fatto lievitare tutti i sospetti e i misteri sulle vere ragioni. Credo ce ne siano state diverse, forse si doveva dimettere qualcun altro, magari il segretario è stato Bertone e non Benedetto XVI, ma credo che il suo incubo fosse quello di finire come Giovanni Paolo II. Lui aveva assistito alla lunga agonia di Giovanni Paolo II, aveva visto come progressivamente
non fosse più stato in grado di governare la Chiesa, sostituito da persone della Curia, l'idea per una persona come lui, estremamente intelligente ma anche molto orgogliosa della sua intelligenza, l'idea di decadere fisicamente e magari anche mentalmente e dover essere sostituito senza poter far nulla, alla fine lo ha portato a questa scelta traumatica. Io sono d'accordo sul fatto che è difficile dire se sia stata una scelta coraggiosa o una resa. È stata, secondo me, una scelta che comunque ha traumatizzato la Chiesa e continua a traumatizzarla. Questo deve essere molto chiaro, perché altrimenti si fa dell'apologia. Cioè, questo è stata una decisione che ha rappresentato uno spartiacque epocale. Sul fatto poi della scelta del nome Papa Emerito, intanto l'ha scelta lui, e credo ci sia anche un riflesso accademico, nel senso che poi in fondo... L'aspetto di professore, sì, quello. Sì, questo sì, ma naturalmente è una cosa molto contestata anche questa. C'è stata una lunga discussione preventiva per capire quale fosse il nome giusto. In realtà siamo su un piano totalmente inedito, nel senso che non si era mai dimesso un papa da 4, 5, 600 anni, non lo so, perché poi ormai si parla in termini di secoli. Non si sapeva come si sarebbe dovuto chiamare. Francesco ha già detto che non si definirà Papa Emerito. Quindi, ha detto come si definirà? Ha detto si dovrebbe Vescovo Emerito di Roma, forse. Perché il tema è che rientrano... Aiutatemi anche voi. L'idea è che restino cardinali. Come funziona se si dimettono? È come... Ma no, nemmeno, non è nemmeno questo codificato. No, perché in caso vescovo, vescovi. In caso vescovo. Però ecco, questo dice che è tutta un regolamento in fieri, e la cosa anche paradossale è che in quasi 10 anni non hanno deciso nulla su come si regola una rinuncia papale. Quindi siamo con un vuoto anche legislativo. Sebbene l'espressione sia un po' inadeguata, perché qua non siamo sul piano della legislazione, qua tutti siamo sul piano dell'essenza di un papa. Cioè il proverbio "morto un papa se ne fa un altro" oggi è diventato "quando un papa rinuncia se ne fa un altro". E quindi e poi si va incontro a coabitazioni necessariamente. Questo è l'elemento storico che anche però un paradosso, perché se è l'ultimo conservatore è quello che in realtà fa il trauma di un'innovazione, no? È il realizzatore del trauma, è paradossale. È molto, no? Le dimissioni sono state, appunto, ma l'abbiamo detto finora, le dimissioni sono state una rottura anche con la tradizione, insomma, una rottura profondissima. E tra l'altro anche tutto il ragionamento sulla possibilità che si dimetta Francesco, cioè questa dimissione di Benedetto resta un una tantum, per cui fra 3 secoli, 4 secoli se ne dimetterà un altro e diranno l'ultimo era stato Benedetto XVI o invece 4 secoli fa, oppure si dimette anche Francesco, perché se si dimette anche Francesco di fatto diventa un'istituzione a tempo, certo. non è più un'istituzione a vita, cambia radicalmente la natura stessa del pontificato, sì. Del ruolo. Io vorrei chiedere ancora la cortesia a Barbara Tedaldi, che aiutarci a fare anche il link con il palazzo che era dei papi e non lo è più, e chiedere a Francesco Giubilei intanto qual è la tua valutazione su coraggio, resa e rapporto con il mondo dei conservatori, no? Come hanno guardato a questo Papa, se invece c'è un giudizio positivo, la contrapposizione dal punto di vista vista da destra, Ratzinger, come se Bergoglio fosse un'icona che piace più a sinistra e Ratzinger no. Sto semplificando, ma è un po' la grana poi del dibattito che c'è stato in questi anni e che è affiorato.
No, io credo che se si è cattolici bisogna rispettare il Papa a prescindere da quale sia il Papa, evitando diciamo contrapposizioni che sono di carattere politico per una figura come quella del Pontefice. Benedetto XVI è stato un conservatore nell'accezione più nobile di questo termine, è stato una figura, in un modo di vedere, molto spesso non compresa. Penso al famoso discorso di Ratisbona che creò un grande dibattito, una grande discussione, è stato un discorso che sotto vari punti di vista non venne compreso, ma Benedetto XVI va ricordato come uomo, va ricordato ricordiamo come ancora quello dove appunto citava anche prima Giovanni Orsina sulle posizioni sull'Islam, oggi i giornali di area, no? C'era quel passaggio sull'Islam. Sì, che però era in realtà un discorso anche sul dialogo, come varie certo. volte Benedetto XVI ha spiegato, che venne frainteso. Però oltre a ricordare l'uomo, oltre a ricordare ovviamente il pontefice, dobbiamo anche ricordare un grande teologo. Benedetto XVI ha scritto dei libri molto importanti, ha scritto una straordinaria biografia di Gesù, ha scritto un libro con Marcello Pera che si intitola Senza radici, in cui pone nel 2004, quando ancora era cardinale, in cui pone una questione fondamentale dei nostri tempi, che è il tema del relativismo, ovvero spiega come una delle principali problematiche della nostra epoca sia proprio il fatto che vi sia un superamento di determinati valori e si vada incontro a una società che è sempre più relativista. E anche se guardiamo quelle che sono le encicliche, ne ha scritte tre e l'ultima è stata scritta in realtà insieme a Papa Francesco, se guardiamo quelle che sono le encicliche che sono state scritte da Benedetto XVI, sono delle encicliche di straordinaria attualità. Penso alla Caritas in Veritate. La Caritas in Veritate è un'enciclica in cui lui pone una critica a quelli che sono gli eccessi del capitalismo e si rifà anche a quella che era, se vogliamo, la dottrina sociale della Chiesa, e quindi si rifà un'altra importantissima enciclica che era la Rerum Novarum di Leone XIII, ma penso anche alla Spe Salvi del 2017, in cui critica quelle che sono determinate derive della modernità e critica quelli che sono i rischi e i pericoli della tecnologia. Perché dico che è stato un Papa conservatore? È stato un Papa conservatore perché ha portato avanti, per esempio, una sottolineatura della necessità delle radici cristiane dell'Europa. Se vogliamo, è stato un pontefice, l'ultimo pontefice che ha cercato di riscoprire una centralità dell'Europa anche da un punto di vista culturale. Ha portato avanti alcune misure che sono state, sotto alcuni punti di vista, di innovazione ma al tempo stesso di conservazione. Penso al motu proprio del 2007, quando ha reintrodotto la messa in rito antico, per intenderci la messa in latino che veniva fatta prima del Concilio Vaticano II. Ci sono quindi state nel suo pontificato tutta una serie di aspetti che hanno cercato di riportare la centralità della tradizione, e riportare la centralità della tradizione di questi tempi paradossalmente significa essere degli innovatori, significa essere dei rivoluzionari. Barbara Tedda, naturalmente era interessante e importante anche questo, no, queste citazioni delle cose scritte da Benedetto XVI. Barbara Tedaldi, allora intanto anche una tua valutazione, naturalmente, coraggio, resa, che impressione ti ha fatto? Tra l'altro tu lavori per un'agenzia, fu un momento abbastanza scioccante, no? come accade a chi è in prima linea. Aggiungo a quello che diceva Massimo Franco che addirittura ancora non è stato normato, c'è stato un lungo dibattito in questi giorni, un serrato confronto in questi giorni nella Curia per decidere come si svolgerà il funerale, perché anche il funerale non di è un normato. Papa emerito non è normato, quindi siamo, no, a queste esagerazioni anche per certi aspetti, che però per un rito che coinvolgerà milioni di fedeli nel mondo sicuramente ha un suo valore. E il discorso di Ratisbona a me era piaciuto molto, al di là di alcuni aspetti un po' che hanno suscitato polemiche, e secondo me andrebbe, proprio proseguendo il discorso che faceva Orsina, andrebbe riletto oggi. E forse per ricordare appunto le radici europee, no? della nostra cultura, in un periodo, in una fase in cui ci sono, ritorniamo a un confronto tra blocchi, allora senza chiaramente radicalizzare, perché appunto è dalla radicalizzazione poi che nascono le guerre. Però rileggersi con gli occhi di oggi il discorso di Ratisbona, secondo me, chi ha un minuto di tempo libero in questi giorni, può essere interessante, perché spesso poi questi
questi atti vanno, hanno semi nel tempo. Nel tempo, assolutamente. Il gesto più eclatante, forse, che più ricordano tutti, sono queste dimissioni che appunto hanno, sono state il gesto più riformatore, in realtà, nei fatti, e che ha, tra virgolette, laicizzato l'istituzione della Chiesa, perché ha reso il Papa un essere umano che si ammala, che, e il cui mandato ha un termine nella, appunto, nel momento in cui perde di lucidità. Questo Papa aveva deciso di lasciare anche il mandato, che in teoria invece dovrebbe essere fino all'ultimo respiro. Per quanto riguarda il discorso della tradizione, invece, tradizione, riformismo, eccetera, il passaggio col discorso di Mattarella viene abbastanza spontaneo, nel senso che, poi se volete ne parliamo più diffusamente dopo. Certo, tanto arriviamo a Mattarella, esatto. È il discorso di, uno dei, degli elementi fondamentali culturali del discorso di Mattarella è stato proprio la riflessione sulla modernità e sul rapporto con la modernità rispetto non alla conservazione, perché le tradizioni sono una cosa che è sostanza di tutti noi, no? E fa parte della nostra storia. E quando la tradizione è un freno, ecco, lì Mattarella ha chiesto di tagliare questi freni, di mollare questi freni. Benissimo, ci dobbiamo fermare in ritardissimo sui tempi della pubblicità, ancora molte cose da dire, ancora un po' su Ratzinger e poi appunto sui temi politici posti da Mattarella. Pubblicità. Allora, di nuovo in diretta, ancora un paio di domande che sono rimaste sulle... ce ne sarebbero tantissime di più, naturalmente, un approfondimento che potrebbe durare giorni, ovviamente, sulla figura di Papa Ratzinger, su quello che ha significato e il significato delle dimissioni. Però volevo dare la parola a Massimo Franco, sia perché aveva qualcosa da dire rispetto al tema rapporto con il mondo conservatore, e poi sull'altra grande questione, se in quale... se abbia combattuto davvero o no il tema degli abusi sessuali, lo scandalo cominciato in America e poi esteso, se sia stato, perché poi scrisse una lettera anche di scuse a un certo punto, sì, particolare e da, diciamo, e da inquadrare. Però questi due temi erano rimasti nel nostro, insomma, da chiarire nel nostro dibattito di oggi. Ma intanto ho apprezzato molto l'analisi che ha fatto il presidente della Fondazione Tatarella. Mi è sembrata molto puntuale e giustamente ha ricordato tutte le opere che ha fatto Benedetto. C'è però un tema: che il mondo conservatore, il mondo tradizionalista cattolico, in realtà si è spaccato dopo la rinuncia di Benedetto, perché primo il custode dell'ortodossia che si dimette è una specie di ossimoro, una contraddizione in termini. Secondo, perché dopo la rinuncia c'è stata una parte minoritaria, per fortuna, che ha continuato a pensare che Benedetto fosse l'unico papa legittimo, mettendo in discussione il conclave, la cosa un po' paradossale fatta dai tradizionalisti. Una parte ha accusato Ratzinger di non essere abbastanza critico nei confronti delle riforme di Francesco, e un'altra parte ancora lo ha perdonato per la rinuncia, ma ha ritenuto che avrebbe dovuto essere più chiaro su alcuni temi. Quindi questo è il primo elemento che fa capire quanto sia Francesco sia Ratzinger abbiano un pochino frantumato il mondo tradizionalista cattolico. Per quanto riguarda la pedofilia, è stato gettato molto fango su Benedetto XVI, sottovalutazioni, coperture in tempi antichi. Lui è vero che ha scritto una lettera nella quale ha fatto capire che le sue responsabilità per quanto riguarda il periodo in cui era stato arcivescovo a Monaco di Baviera erano state responsabilità più oggettive che soggettive, però si è assunto e ha dato alla Chiesa la responsabilità di non avere vigilato abbastanza, quindi di essere stata prigioniera di una cultura del segreto.
anche se per onestà bisogna dire un'altra cosa. All'inizio del 2000, degli anni 2000, quando era ancora cardinale, custode dell'ortodossia, fu Ratzinger il primo a capire che era finita l'epoca nella quale si poteva considerare la pedofilia un peccato e non chiamarla col suo nome, cioè un crimine, e fu frenato dalla curia. Fu frenato dalla curia nella quale la cultura del segreto era e in parte, mi dispiace dirlo, ancora è presente, perché anche in questo papato di Francesco ci sono delle contraddizioni, delle ombre molto anche vistose. Anche su questo Beh, tema? Sì, sinceramente sì, non vedo una svolta in termini di comportamenti, in termini di leggi sì, ma di comportamenti no. E se posso aggiungere solo un elemento, questo è successo nel 2001, quando scoppiò lo scandalo della pedofilia a Boston e fu in contemporanea con la distruzione delle Torri Gemelle da parte dei terroristi di Al-Qaeda. Lì si disse che era finita un doppio unipolarismo, quello militare americano, bombardata l'America sul suo territorio, e quello morale della Chiesa, che si era macchiata dei crimini della pedofilia in una città americana. Si pensò che fosse un fatto solo americano, in realtà era l'onda lunga della fine della Guerra Fredda, con la Chiesa Cattolica che non era più considerata il braccio morale dell'Occidente e quindi protetta o comunque con qualche indulgenza sulla pedofilia. Ognuno a quel punto doveva guardare in faccia la sua cultura e aggiornarla. E ho l'impressione che per quanto riguarda la Chiesa Cattolica questo aggiornamento non sia ancora completato. Allora, grazie a Massimo Franco anche per la risposta a queste domande che erano rimaste e, come dicevamo, ancora ci sarebbe molto da dire. Però a questo punto vorrei passare al discorso di Mattarella, perché anche questo è il primo giorno in cui lo possiamo commentare nella nostra trasmissione, e naturalmente c'è stato un passaggio dedicato alla guerra, che non è fredda in questo caso, alla guerra, e che era sicuramente importante. Forse al di là di tutto comincerei da questo, dalla guerra, se la regia può mandare questo primo contributo di Mattarella, così forse si lega meglio anche alle cose che stavamo dicendo, ai passaggi che abbiamo sottolineato. Il 2022 è stato l'anno della folle guerra scatenata dalla Federazione Russa. La risposta dell'Italia, dell'Europa e dell'Occidente è stata un pieno sostegno al paese aggredito e al popolo ucraino, che con coraggio sta difendendo la propria libertà e i propri diritti. Se questo è stato l'anno della guerra, dobbiamo concentrare gli sforzi affinché il 2023 sia l'anno della fine delle ostilità, del silenzio delle armi, del fermarsi di questa disumana scia di sangue, di morti, di sofferenze. La pace è parte fondativa della identità europea e fin dall'inizio del conflitto l'Europa cerca spiragli per raggiungerla, nella giustizia e nella libertà. Di questi ulteriori gravi danni la responsabilità ricade interamente sull'aggressore e non su chi si difende o su chi aiuta a difendersi. Pensiamoci, se l'aggressione avesse successo, altre la seguirebbero, con altre guerre, dai confini imprevedibili. Non ci rassegniamo a questo presente. Il futuro non può essere questo. Sfide globali, sempre, perché è la modernità, con il suo continuo cambiamento, a essere globale. Ed è in questo scenario, per larghi versi inedito, che misuriamo il valore e l'attualità delle nostre scelte strategiche. L'Europa, la scelta occidentale, le nostre alleanze, la nostra primaria responsabilità nell'area che definiamo Mediterraneo allargato, il nostro rapporto privilegiato con l'Africa. Dobbiamo stare dentro il nostro tempo, non in quello passato, con intelligenza e passione. Allora, così Sergio Mattarella. Professor Pasquino, su questo passaggio, che è stato ampio, insomma, ha dedicato uno spazio ampio appunto alla questione della guerra,
è un modo per, come dire, ribadire che l'Italia sta qui? Come lo legge lei? Ma anzitutto trovo straordinaria la scelta delle parole, la precisione con la quale bolla l'aggressione russa, la folle guerra scatenata dalla Federazione Russa, cioè senza mezzi termini, con grandissima precisione, perché questo è quello che è successo, naturalmente, e lo fa in maniera molto, molto netta, molto precisa, con riferimento naturalmente a valori che sono i valori europei, perché l'Unione Europea nasce per porre fine alle guerre tra Francia e Germania e poi con tutti gli altri che sono costretti a parteciparvi. In secondo luogo coglie anche l'aspetto fondamentale che molti di noi hanno sottolineato e che molti invece hanno perso, e che se vincesse la Russia ci sarebbero delle conseguenze dai confini imprevedibili, ha detto il Presidente della Repubblica e ha ragione, però alcuni di noi pensano che i confini sono anche prevedibili, cioè che questo autorizzerebbe per esempio la Cina a invadere, o se volete a riprendersi, tra virgolette, Taiwan. Il terzo elemento fondamentale è che questo è un passaggio cruciale, cioè questo è davvero un passaggio di modernità. Cioè, la modernità significa a questo punto riuscire a porre fine alle guerre, alla possibilità che avvenga una guerra, a cominciare naturalmente dal territorio europeo, e questo significherebbe anche qualche cosa in più che il Presidente non poteva permettersi di dire, ma io posso, e cioè che le guerre terminano naturalmente attraverso un negoziato, mi auguro. Il negoziato deve garantire chi è stato aggredito di non perdere parte del suo territorio, ma dobbiamo anche porre con una qualche forza il problema del regime change. Chi lancia le guerre deve essere sostituito. Il Presidente della Repubblica non lo può dire, io me lo posso permettere, e voi potete poi potete naturalmente come auspicio. Bisogna porre fine al controllo despotico di un paese da parte di un dittatore che cerca di mantenere questo controllo attraverso la guerra. Fabio Martini, intanto quando dice queste cose, quali forze politiche si rivolge? Beh, evidentemente a tutte. E tuttavia la sottolineatura del professor Pasquino è particolarmente importante. Perché? Perché noi viviamo, rispetto alla questione della guerra, una discussione pubblica oramai molto retorica, molto che ripete sì, le due parole, sì, c'è un aggressore, un aggredito, ma c'è sempre un ma che segue. E invece c'è una sorta di pulizia concettuale espressa dal Presidente della Repubblica su due termini: guerra, quindi folle, disumana, la responsabilità è interamente di chi ha aggredito e chi aiuta non è responsabile ma aiuta, e sul concetto di pace. Perché quando la si definisce, come dire, bisogna raggiungere una pace con giustizia e libertà, a parte l'accostamento di questi due termini che evoca qualcosa al quale sicuramente il Presidente non ha pensato, ma che tuttavia sono due termini assai importanti, quindi con giustizia per gli aggrediti e con libertà per gli aggrediti. Beh, noi viviamo dal secondo dopoguerra, una fase di cui i Presidenti della Repubblica sono sempre circondati da una certa condiscendenza, se la sono guadagnata i Presidenti della Repubblica da parte del mondo politico, mediatico, e tuttavia questo discorso è particolarmente eloquente, particolarmente efficace, forse il più bel discorso del Presidente della Repubblica. Barbara Tedaldi, sei d'accordo su questo? E noi abbiamo deciso di partire da qui per le ragioni che poi sono evidenti, no? di collegamento anche con quello che stavamo dicendo prima. Però volevo chiederti l'economia complessiva di questo discorso di Mattarella. Ma è un discorso che dice molte cose, perché insomma, intanto l'elefante, la guerra in Ucraina, che è l'evento che ha rivoluzionato il nostro mondo per tanti aspetti, non solo economici ma anche geopolitici, in questo da quasi un anno, da 11 mesi a questa parte, e sta facendo riflettere su molti aspetti, appunto,
anche su un confronto tra modelli istituzionali, chiamiamoli diversi, cioè tra democrazie e invece autoritarismi nelle varie sfumature dalla, fino alla dittatura e alle dittature. Ci sono diversi mondi che si confrontano, cioè questa, l'Ucraina, l'aggressione russa all'Ucraina, giustamente Fabio Martini diceva non c'è un ma, Mattarella non ha mai usato ma su questa guerra, proprio è stato sempre ogni decisissimo tanto, però, dal primo giorno. Ogni tanto è stato quando ha detto il modello conferenza di Helsinki, sì, ma allora è stato tirato certo, dalla però parte. Il preambolo, perché poi delle volte noi sintetizziamo, no, nelle nostre ricostruzioni giornali, nei nostri resoconti giornalistici, il preambolo di Mattarella, del presidente Mattarella, è sempre stato: c'è un aggressore e un aggredito. Noi stiamo con l'aggredito. L'aggressore sbaglia perché rompe la regola istituzionale internazionale, che è quella della pace. Cioè, parliamoci, no? Non ammazziamoci. Ecco, questa era la regola che si cercava di portare avanti. La Russia l'ha infranta in modo anche abbastanza clamoroso. Quindi, quindi è Presidente una linea che ha sempre, non ha avuto differenze, state modulazioni diverse. Dopodiché, insomma, il Presidente ha abbastanza anni per sapere che qualunque guerra a un certo punto deve finire necessariamente. E lui ha sempre chiesto, con la conferenza di Helsinki, cosa che lui propose non a caso al Parlamento a Strasburgo, in un discorso al Parlamento a Strasburgo, quindi nel luogo che dovrebbe essere sacro, diciamo, dell'Europa, e lui propose, lui disse, per finire una guerra, alla fine una guerra finisce sempre, cominciamo a pensarci, cioè istruiamo questa fine della guerra proprio perché sia una fine di guerra giusta, e che non sia un vince chi è più forte, no? Ma costruiamo, e soprattutto costruiamo intorno alla fine di questa guerra, un equilibrio, perché quello era Helsinki anche, no? Cioè un nuovo equilibrio. E quindi no, sulla guerra Mattarella è sempre stato molto, molto netto, e soprattutto ha fatto capire anche uno dei motivi per cui bisogna stare con gli aggrediti, perché altrimenti gli aggressori pensano che se si può fare una volta, si può fare sempre. Questo era in soldoni il discorso. Poi c'è tutta la parte, quindi la parte preponderante è quella. E poi c'è tutta la parte sulla modernità, che secondo me è stato un accenno appunto culturale, di politica, di cultura politica molto importante di questo discorso. E poi ci sono anche alcune cose non dette, chiaramente. Però secondo me sono talmente tante quelle dette che forse quelle non certo, dette sono... E le sentiremo adesso, ricostruiremo un po' anche tutte perché quante, quelle però non dette volevo... sono di politica quotidiana, capito? Certo, quindi... che riguardano le tasse o quello sulla... No, i migranti, non ha parlato di migranti, non ha parlato di questo, non ha parlato di quell'altra. No, a parte che non è un elenco della spesa, ma poi non ha parlato della politica di tutti i giorni, non ha parlato della manovra. No, a parte che insomma un pochino sì, ma ha dato un orizzonte molto più ampio. Ha messo dei paletti Mattarella rispetto al governo, all'azione di governo Giovanni Orsina? Ma paletti secondo me, paletti no, ha però definito un ambito, per così dire, che vuol dire che appunto paletto è proprio un vincolo rigido, e ha definito un ambito. Secondo me insomma è stato molto importante la parte iniziale del discorso, nella quale sostanzialmente ha fatto un'apologia della democrazia italiana, della sua maturità, della sua solidità, della sua capacità di sopportare anche l'avvicendamento al governo, e in un certo senso ha chiuso tutta una serie di polemiche che ci trasciniamo fin dallo scioglimento della Camera sulla destra, sulla legittimità della destra, sulla nostalgia. Quindi da quel punto di vista, diciamo, ha chiuso secondo me tutta una stagione di discussioni sostanzialmente sull'attuale maggioranza, e poi ha posto non dei paletti, però una sorta di, come dire, di condizioni, o quantomeno più che condizioni direi di
ha dato delle indicazioni, che sono le indicazioni appunto rispetto al guardare al futuro, rispetto alla solidarietà della comunità nazionale e quindi anche rispetto naturalmente a tutto il tema dell'evasione fiscale, ma credo la parte più importante rispetto a quello sia stata quella di dire sostanzialmente la globalizzazione, il mondo globale è un fatto, bisogna realisticamente prenderne atto e costruire degli strumenti che siano adatti a gestire questo fatto ineludibile. Quindi tutti i governi sono legittimi, la democrazia italiana è forte, chiunque governa ha il pieno diritto di governare, deve tener conto del fatto che per il bene della comunità nazionale bisogna realisticamente considerare che, come dire, le condizioni di contorno sono date, non ce le facciamo noi. Questa parola globale è un richiamo per la destra, per la sinistra, per entrambi? Secondo me, noi ovviamente c'è un governo in carica e quindi uno naturalmente tende a leggerlo rispetto al governo in carica, però a me sono sembrati più un discorso generale che può anche essere letto fortemente, diciamo, come rivolto all'opposizione. Poi, dopodiché, in genere si parla al governo, non all'opposizione, per ovvie ragioni. Però a me è sembrato che tutto il tema del gestire il presente, guardare al futuro e prendere realisticamente atto delle condizioni nelle quali si muove l'Italia, a me questa è sembrata più un'indicazione, come dire, di prospettiva che una tirata d'orecchio a questo e quello. Sarebbe anche un po' svilire il discorso, che invece nell'ultima parte è salito, secondo me, è salito di tono, è salito di livello e ha definito una prospettiva. Pubblicità e poi sentiamo naturalmente anche Francesco Giubilei e Massimo Franco su questo. Restate con noi. Il chiaro risultato elettorale ha consentito la veloce nascita del nuovo governo, guidato per la prima volta da una donna. E questa è una novità di grande significato sociale e culturale, che era da tempo matura nel nostro Paese, oggi divenuta realtà. Riconoscere la complessità, esercitare la responsabilità delle scelte, confrontarsi con i limiti imposti da una realtà sempre più caratterizzata da fenomeni globali, dalla pandemia alla guerra, dalla crisi energetica a quella alimentare, dai cambiamenti climatici ai fenomeni migratori. La nostra democrazia si è dimostrata dunque, ancora una volta, una democrazia matura, compiuta, anche per questa esperienza da tutti acquisita di rappresentare e governare un grande Paese. Dal Covid, purtroppo non ancora sconfitto definitivamente, abbiamo tratto insegnamenti da non dimenticare. Abbiamo compreso che la scienza, le istituzioni civili, la solidarietà concreta sono risorse preziose di una comunità e tanto più sono efficaci quanto più sono capaci di integrarsi, di sostenersi a vicenda, quanto più producono fiducia e responsabilità nelle persone. Occorre operare affinché quel presidio insostituibile di unità del Paese, rappresentato dal Servizio Sanitario Nazionale, si rafforzi, ponendo sempre più al centro la persona e i suoi bisogni concreti nel territorio in cui vive. Allora, nel territorio, e prima di commentare, però volevo dare la notizia che ambientalisti, blitz questa mattina di un gruppo di ambientalisti di ultima generazione, si chiama questo gruppo, hanno lanciato vernice sulla facciata del Senato a Roma. Eccola qui, c'è la foto che Andrea Pennacchioli ha scovato su Twitter. Imbrattate anche alcune finestre, oltre che un portone di Palazzo Madama, sono intervenuti i carabinieri che hanno bloccato alcune persone la cui posizione è già al vaglio. Insomma, questo non sembra che faccia molto sponda con le parole di Mattarella, questo gesto, ma va bene. Massimo Franco, abbiamo sentito questo passaggio, stavamo anche, come dire, considerando del discorso di Mattarella anche l'aspetto come dire, di rapporto, di indicazioni al governo. Qualche commentatore oggi dice comunque dei paletti, delle indicazioni le ha date, il richiamo alla Costituzione forse, o anche una distinzione, diciamo un richiamo forte sul Covid che nella conferenza stampa
di fine anno di Giorgia Meloni non era stato trattato. Sì, io però devo dire che sono abbastanza d'accordo con quello che hanno detto i colleghi, nel senso che secondo me è un discorso che lui ha fatto molto al paese e non si è rivolto troppo ai partiti. La cosa che è molto chiara è che lui dice al paese: state tranquilli, le istituzioni sono più forti del sistema dei partiti. C'è un richiamo alla responsabilità di governare, che è una responsabilità che tutti i partiti ormai si sono assunti, e questo gli permette di dire: questa è una democrazia matura, spazzando anche il campo a tutte le polemiche sul fascismo. C'è un richiamo fortissimo, che è stato giustamente sottolineato, sulla guerra, anzi sull'invasione russa dell'Ucraina. Scusami Massimo, ma questo significa che non è stato, come dire, preoccupato nemmeno dalla questione la russa, seconda carica dello Stato con l'MSI, questo tipo di atteggiamenti? Queste sono cose che debbono preoccupare più Giorgia Meloni che Mattarella, secondo me, perché l'elettorato da una parte ha già espresso la sua idea su queste polemiche. Per paradosso può essere più un autogol di La Russa che non qualcosa che poi dovrebbe preoccupare, perché io credo che questa cosa sia fortemente digerita dall'opinione pubblica. Per paradosso forse non è stata digerita da una parte della sinistra, che è nostalgica di un certo tipo di antifascismo, e anche di una certa destra che non capisce che certi temi non andrebbero sollevati in modo provocatorio. Ma detto questo, no, anzi, ti ringrazio. Detto questo, c'è poi questa storia della guerra, dell'invasione russa. Io ricordo sempre Churchill che scrisse a Roosevelt, quando c'erano le truppe americane e quelle sovietiche che convergevano verso Berlino, scrisse Churchill a Roosevelt: bisogna stringere la mano ai russi il più a est possibile. Ecco, il tema oggi è questo: la Russia deve stare più a est possibile. Quindi il rischio è che se si ammette questa aggressione, poi la Russia venga sempre più a ovest e comprometta tutto. L'ultimo tema che non abbiamo toccato, ma che secondo me è stato bellissimo nel discorso del Presidente della Repubblica, è stato il richiamo ai giovani a guidare senza bere e senza assumere droghe, con tutti i morti giovani che abbiamo avuto in questi mesi, in questi anni. Secondo me questo è stato un richiamo molto bello, molto forte, e che secondo me ha toccato il cuore di tantissime famiglie. Certo, dunque Francesco Giubilei, su Mattarella, sul discorso di Mattarella, non so, visto da alcuni quotidiani di destra, diciamo di area più vicina al centrodestra, c'è Mattarella smonta la sinistra su Covid, antifascismo e ONG, e questo è Libero. E poi c'è il Tempo, il giornale, che comunque, se lo ritrovo, eccolo qui, che ci sono: Mattarella delude gli sfascisti. Questo è un tirare dall'altra parte, invece? Un discorso che ha toccato una serie di punti molto importanti. Massimo Franco citava poco fa il tema dei giovani, che è un argomento che purtroppo in modo, ai noi bipartisan, viene poco affrontato in questo paese, ma che in realtà è una tematica fondamentale, tanto per la disoccupazione giovanile quanto per le condizioni di precariato che riguardano tanti giovani, quanto al tema della natalità. E ha fatto un invito, se vogliamo, anche sul passaggio connesso al non guidare sotto effetto di stupefacenti o non guidare sotto effetto di alcol, a una presa di responsabilità da parte dei giovani e anche un rispetto di quelle che sono le istituzioni, che sono un po' delle immagini opposte a quelle che vedevamo poco fa di questi attivisti di ultima generazione che vanno a imbrattare il Senato, quindi non rispettano nemmeno le istituzioni, così come altri giovani che purtroppo vanno talvolta a gettare vernice contro le opere d'arte. Un altro tema importante, in modo di vedere il discorso di Mattarella, è invece connesso a quello che è il ruolo dell'Italia nell'ambito della politica estera. Si è ovviamente esercitato il tema della guerra in Ucraina, però i riferimenti di politica estera in questo discorso, anche rispetto ai discorsi del passato, sono stati molto più forti. C'è stato senza dubbio un riferimento all'Europa, ma non dimentichiamoci il passaggio sul tema della libertà e l'Iran. L'Iran è un altro argomento che è connesso anche in questo caso ai giovani e di forte attualità. Non dimentichiamo anche il richiamo al tema delle donne, che non è stato solo legato al ruolo di Giorgia
Giorgia Meloni, primo presidente del Consiglio donna, ma anche al tema delle donne afghane. E Mattarella ha fatto un passaggio sul tema dell'Afghanistan e anche in questo caso noi purtroppo siamo un paese, a differenza di altre nazioni, penso alla Francia, che è molto più focalizzata su quello che è il proprio ruolo in ambito europeo e soprattutto in ambito mondiale di politica estera, siamo un paese che talvolta tendiamo troppo a guardare alla politica interna e ci dimentichiamo per esempio il ruolo che l'Italia aveva giocato in Afghanistan anche con le nostre forze armate. E da questo punto di vista Mattarella ha fatto anche un richiamo agli uomini e alle donne in divisa, proprio per sottolineare, ha utilizzato anche il termine, il concetto di patria, proprio per sottolineare la necessità in un momento complesso come quello attuale in cui è in corso una guerra in Europa, la necessità di avere delle forze armate, di avere un esercito che sia forte proprio per difendere quella che è la nostra libertà. Quindi questa sottolineatura degli aspetti di politica estera, del tema del Mediterraneo allargato, non dobbiamo mai dimenticare che questo... a pochi chilometri dalle nostre coste in Libia c'è una situazione complessa, sì. Ecco, tutti questi richiami, concludo, credo siano importanti e vadano colti dalla politica per pensare un ruolo dell'Italia più centrale in quelli che sono perlomeno i nostri settori strategici, quindi il Mediterraneo allargato, l'area dei Balcani, il Nord Africa e il Mediterraneo orientale. Quindi questi titoli, mi pare di capire, non ti convincono? Ma io i titoli direi, che abbiamo diciamo... citato, no. No, eviterei su un discorso come quello del Presidente della Repubblica, che è un discorso che dovrebbe unire tutta la nazione, di creare diciamo divisioni tra le parti politiche. Facciamo questo fioretto di inizio anno che almeno su diciamo il Presidente della Repubblica sia una figura che ci faccia superare quelle divisioni a cui siamo abituati nel contesto politico. Professor Pasquino, torno da lei perché c'è stato un passaggio diciamo che riguardava le riforme e un elogio della Costituzione che può apparire naturalmente questo diciamo che c'è sempre nei discorsi dei presidenti della Repubblica viene ricordata, però forse in questo caso aveva una valenza diversa perché si può, questo sì, non so se cerco contrapposizioni per forza e magari non è così, ma si può leggere anche come un, come dire, un contrappunto rispetto al governo che sta rilanciando proprio in queste ore la riforma, anche la riforma in direzione di un presidenzialismo, il tema anche dell'autonomia, quindi di riforme costituzionali ce ne sono, no? In cantiere. Prima devo prendere un po' di fiato per pensare a tutto questo, perché il punto di partenza comunque è che Mattarella, lo ha detto anche Massimo Franco, ha rilevato come la democrazia parlamentare italiana abbia funzionato bene, ha detto che è una democrazia matura e compiuta, magari come dire, qualche critica al suo funzionamento può essere fatto, però certo non dipende dalla Costituzione, la Costituzione è flessibile, come disse a suo tempo Calamandrei, anche presbite è in grado di guardare avanti, di indicare una strada e così via. E quindi comunque le riforme vanno fatte tenendo conto della Costituzione che c'è, con gli strumenti che la Costituzione prevede, perché i costituenti sapevano benissimo di non essere impeccabili e quindi l'articolo 138 apre la strada a riforme. Il problema che si pone naturalmente è se bisogna riformare in toto la forma di parlamentare di governo, perché il semipresidenzialismo è un'altra forma di governo. Non è, come dice una parte di sinistra, una forma di governo autoritaria e altre cose del genere, che sono stupidaggini, perché la Francia non è un paese autoritario. Certamente merita di essere presa in considerazione, bisogna vedere tutti i dettagli. Il Presidente può naturalmente intervenire su questi processi e quindi si riserverà di valutare quello che verrà scritto, quello che verrà approvato, quello che verrà discusso e così via. Non c'è nessuna posizione pregiudiziale. Per quel che io conosco Mattarella, se posso permettermi, posso fare un excursus nella mia storia personale. Eravamo insieme nella Commissione Riforme Costituzionali del 1983. Mattarella è certamente un parlamentarista, però non è un parlamentarista rigido, ideologico e così via. Quindi guarderà con un qualche scetticismo, però se la riforma viene fatta bene è plausibile e comunque è consentita dalla Costituzione italiana. È così, Fabio Martini? Come? No, Fabio Martini. Sì, assolutamente sì, cioè, e d'altra parte... Non teme una riforma in senso presidenziale, Mattarella? Ma, noi dobbiamo stare alle sue parole adesso, non per fare... No, ma adesso stiamo allargando rispetto alla prospettiva, no? Il Presidente della Repubblica è una figura intoccabile, anzi c'è un eccesso
di riverenza in genere tutto il mondo politico-mediatico, però effettivamente possiamo dedurre dai suoi silenzi che, beh, insomma, d'altra parte la discussione è ancora agli inizi e ha ragione il professor Pasquino nel rilevare le differenze anche tra i sistemi presidenziali. Non dimentichiamo mai che la sinistra, quel che resta della sinistra, insomma, in attesa delle primarie del PD, che ridaranno, credo, un po' di corpo a quel partito. Come? No, dico, ma anche ancora meno. La successiva bicamerale, quella presieduta dall'onorevole D'Alema, beh, licenziò dei testi assai impegnativi anche sulla riforma presidenziale, in senso semipresidenziale nel modello francese. Quindi non c'era un tabù allora, è curioso questo conservatorismo, diciamo, 24 anni dopo. Insomma, è una discussione ancora tutta aperta e non si può neanche escludere che laddove ci sia la decisione da parte del centrodestra di forzare, di fare una riforma a maggioranza, come è pure possibile, beh, che questa poi entri in vigore in una fase successiva. Però posso dire solo una cosa. Io credo che il tema non sia presidenzialismo sì o presidenzialismo no, ma che cosa succede se il presidenzialismo alla fine viene affidato ad un referendum popolare, perché non c'è un accordo tra le forze politiche e quindi il rischio di una spaccatura del paese. Questo, credo che alla fine la cosa non sia sulla forma del governo, ma sia su come arrivarci e sulle ripercussioni su un paese che ha tanti problemi e che quindi, se si dovesse dividere in modo molto forte su una cosa di questo tipo, aggiungerebbe un problema istituzionale enorme a problemi economici, sociali che già sono molto aspri. Tutto qua, scusate. E questo è un timore che c'è, Barbara Tedaldi, al Quirinale, allora, adesso usciamo anche dalla stretta materia. Se... Mattarella è un riformatore, ha fatto parte della commissione Bozzi, della commissione De Mita, Iotti De Mita, il Mattarellum, diciamo, si chiama, certo, così perché lui era l'estensore. E quindi Mattarella non è, era il relatore, insomma. Mattarella non è avverso alle riforme, anche quando ci fu il referendum, la riforma ultima che poi Renzi sottopose a referendum, lui era assolutamente a favore di una riforma. Il tema è riforme fatte bene o fatte con i piedi. Qui sta la differenza, cioè delle riforme debbono avere pesi e contrappesi. Il presidenzialismo, il timore di molti è che il presidenzialismo, che è una delle varie ipotesi possibili, plausibili come tante altre, debba però avere dei contrappesi. Adesso il contrappeso è la Corte Costituzionale, il Presidente della Repubblica, il Parlamento, il Governo, insomma, no? Ci sono diverse. Ecco, che il presidenzialismo non diventi un decide tutto il presidente e gli altri muti. Questo potrebbe essere un timore. Oggi, quanto all'iter, oggi il ministro Ciriani assicura che il tentativo sarà di fare una riforma con la maggioranza più ampia possibile. Di solito questo metodo mette al riparo da disastri, perché finora le riforme fatte a maggioranza sono state un fallimento, sono state riforme scritte male, come il titolo quinto, oppure hanno portato poi alla debacle di chi le ha promosse, quando le ha fatte, esatto, quando le ha fatte, non solo, quando le ha fatte in modo unilaterale, diciamo. E quindi il metodo della condivisione a volte mette al riparo non solo la riforma, ma anche il destino di chi la propone. Ciriani assicura che ci sarà comunque un referendum costituzionale alla fine di questo percorso. Se si arrivasse a un referendum sì no, come appunto paventa Massimo, il rischio di una divisione ci sarebbe. Gli esiti di solito non sono così scontati come, no, come i promotori si attendono, come dimostra il caso Renzi, ma anche il caso Berlusconi, se non ricordo male, molti anni prima.
una divisione così radicale è sempre piacevole, diciamo. Poi ci sarebbe anche il problema di quando entra in vigore, appunto, l'attuazione, eccetera. E anche, appunto, anche il destino poi dello stesso Presidente della Repubblica, se dovesse passare. Quando entra in vigore. Allora, devo assolutamente andare in pubblicità, però volevo chiedere un primo flash e poi ci torniamo subito dopo a Giovanni Orsina. Volevo chiedere se effettivamente però per il governo questa riforma, per il governo di destra-centro, è fondamentale. Abbastanza, ma l'ha detto anche in conferenza stampa a fine anno il Presidente del Consiglio molto chiaramente. Cioè, ma anche in questo contesto, con il tipo di emergenze, resta... No, ma proprio per quello, cioè, il flash è questo. Questo è un governo che ha il 95% della sua agenda dettato dalle emergenze. È un governo che ha dovuto finora reagire a stimoli esterni, appunto in maniera emergenziale, e che non è ancora riuscito a dotarsi di un proprio profilo politico caratterizzante, cioè a mettere sul tavolo tre o quattro cose che non siano dettate dall'emergenza come le bollette, ma siano invece delle scelte politiche forti e caratterizzanti. Siccome i soldi sono pochi, bisogna fare riforme che non costano. Allora, in genere a sinistra le riforme che non costano sono l'allargamento dei diritti civili, modello Zapatero, diciamo. E a destra quella strada ovviamente è una strada bloccata, e quindi è riforma della giustizia e riforma costituzionale. Sono ovviamente temi caratterizzanti, con però il rischio che abbiamo detto finora, è stato detto molto bene, cioè sono riforme, tutte e due, anche quella della giustizia, ma ancora di più forse quella costituzionale, con le quali rischi di bruciarti, perché le percentuali di fallimento storicamente sono elevatissime, e poi il fallimento in politica si paga sempre. Certo, allora intanto, prima di andare in pubblicità, Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, è nella Basilica Vaticana per rendere omaggio a Benedetto XVI. Con lei il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, e il Ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida. Quindi in queste immagini che vediamo, eccole qui in diretta, dobbiamo tener conto che anche Giorgia Meloni è andata a rendere questo omaggio. Pubblicità. Allora, di nuovo in diretta, a questo punto dal discorso di Mattarella forse, e magari la regia può anche mandarci le immagini, arriviamo poi all'anno, a come si apre oggi, alla prima puntata del 2023, quali sono, come dire, le prospettive del governo invece di Giorgia Meloni, che ieri ha voluto fare gli auguri con un video su Facebook, che è anche la sua, eccola qui, gli auguri, credete in noi, eccetera. Ma quali sono, lo chiedo ancora a Giovanni Orsina, quali sono i punti, diciamo, più difficili, i passaggi più difficili per il governo Meloni? Oggi Orsina scrive un editoriale molto interessante, un'analisi molto interessante, la stagione post-populista, una sfida anche per la destra, tutto sommato mettendo in discussione il fatto che lo slogan Dio, patria e famiglia, per dire, sia così facile da applicare, no? Sia una ricetta buona per i conservatori. Allora, se questo può non funzionare in realtà proprio per una scarsa presa, dove andranno per mantenere il consenso, che comunque è molto ampio, i sondaggi sono sempre molto buoni, non si vedono peraltro anche tante alternative, è in crisi, no? Ma Fabio Martini, la possibile alternativa. No, la situazione per questo governo e per questa maggioranza è molto buona nel complesso, la situazione politica italiana. Nel senso che questa maggioranza, sulla quale, diciamo, sulla cui culla erano stati vaticinati risse, fratture, in realtà regge abbastanza bene, le alternative, come sappiamo, scarseggiano, e quindi la mia impressione è che il nostro orizzonte politico, l'orizzonte politico del Paese, arrivi fino all'Europea del 2024. Cioè, noi abbiamo di fronte circa un anno e mezzo nel quale non dovremo avere grandi scosse, adesso abbiamo Lazio e Lombardia, però essenzialmente, secondo me, fino al 2024, che
18 mesi sono un periodo lungo, ampio, nel quale si può ragionare. Ci sono una serie di emergenze che questo governo dovrà inevitabilmente affrontare. Ancora, già sappiamo per esempio che a marzo-aprile potrebbe esserci bisogno di un'ulteriore di fatto manovra di bilancio sul tema delle bollette. C'è un problema di sostenibilità del debito pubblico legato al cambiamento di politica della BCE. Quelli sono degli elementi che vanno considerati. Poi bisogna ovviamente vedere come evolve il conflitto in Ucraina, perché quello è un elemento cruciale, e quindi in dipendenza da quello anche il tema delle bollette. Quindi ci sono alcuni elementi emergenziali che vanno gestiti, però in un quadro per questo governo sostanzialmente favorevole, nel quale questo governo deve decidere che cosa vuole essere. Perché questo tema del conservatorismo, sul quale Meloni ha scommesso, certo, molto... Faccio il partito conservatore, non è la destra delle radici. Esattamente, dentro... Però che vuol dire conservatorismo? Cioè, qual è il punto di riferimento? Ovviamente per lei è molto importante definirsi conservatrice, perché questo dà al suo progetto anche una proiezione atlantica ed europea. Quindi la partita non è una partita solo italiana, c'è una partita importantissima che si gioca in Europa, proprio avendo le elezioni del 2024 come traguardo, che è relativo all'attuale alleanza fra i popolari e i socialisti e un'eventuale ristrutturazione a Bruxelles-Strasburgo che porti i popolari ad allearsi con i conservatori. Quindi la partita è una partita di rilievo e che si lega a... lo dicevamo prima, quei due o tre, quattro temi fondamentali su cui questo governo deve scommettere, e a mio avviso è quello che cerco di dire in questo articolo, è un ripensamento di che cosa voglia dire essere conservatori nel 2023, in particolare dopo la stagione populista, che secondo me ha segnato una serie, anche se è stata molto confusa, non sappiamo neanche se si è conclusa o non si è conclusa, per molti punti di vista è finita male, pensiamo alla vicenda di Trump, che è comunque una vicenda che si sta chiudendo in maniera molto negativa naturalmente, però tutto questo secondo me ha lasciato dei risultati importanti, dei risultati, come dire, delle conseguenze importanti con le quali sia i progressisti sia i conservatori nei prossimi anni dovranno fare i conti. E dovranno capire farci conti cosa anche conservare. Capire che cosa vuol dire conservare dopo che l'opinione pubblica in questi ultimi anni si è mossa in una certa direzione e ha dato determinati segnali di insoddisfazione o di irritazione o di rabbia. Queste quindi sono le sfide. Ancora qualche notizia di agenzia. Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, ha reso omaggio a Benedetto XVI alle 8:50, quindi è andato a rendere omaggio prima dell'apertura della Basilica Vaticana, lo dice all'Ansa il parroco di San Pietro, Don Agnello Stoia. Poi abbiamo le immagini addirittura della scena in cui queste cinque persone hanno imbrattato il Senato con un blitz, eccole qua, ci sono queste immagini con della vernice rossa, e sono questi soggetti appartenenti al gruppo di ultima generazione. Queste sono le immagini, le vedete, i carabinieri che fermano questi ragazzi accompagnati in questura, saranno... Li fermano, non mi pare tantissimo, sinceramente. Non lo ferma per niente. Questi continuano a spruzzare. Ecco, questi spruzzano proprio davanti, davanti al Senato, in effetti. Col è portone incredibile anche questo. No, il carabiniere va di là, ma... A parte si vede un solo carabiniere. Ecco, vedete queste immagini, insomma, sì, sul tema di sicurezza, insomma, lascia un po'... Ecco, ci sono, c'è qualche fotografo, le vedete tutte quante. Una telecamera c'è sempre. Ecco. Sì. Una telecamera c'è sempre, questo è anche una fortuna, però diciamo, certo. vediamola anche così. Allora, difficoltà, sfide per Giorgia Meloni, Fabio Martini, diceva Giovanni Orsina, però non c'è questa instabilità con gli alleati. È così per Salvini... Salvini e Berlusconi dovranno, come dire, andare avanti fino alle europee così, segnalandosi, distinguendosi, ma nulla di più. Ma sul breve c'è un dato psicologico, ma anche logico.
La fortissima reattività di Giorgia Meloni è una sorta di, diciamo, di impedimento per gli alleati a, diciamo, fare azioni in qualche modo, tra virgolette, scorrette, perché proprio questa sua notevole pugnace capacità di reagire a qualsiasi aspetto rende ogni azione, diciamo, ostile particolarmente complicata, perché li metterebbe, una volta che forzassero, in una situazione di difficoltà rispetto a un'opinione pubblica che sembra apprezzare per il momento, molto apprezzare il governo. Sicuramente le elezioni europee del 24 segneranno un punto veramente importante, perché se davvero la Lega e Forza Italia dovessero proseguire un collasso che, non dimentichiamolo mai, è stato certificato dalle ultime elezioni politiche, perché sono stati entrambi fortemente ridimensionati. Beh, se questo, ovviamente, questo ridimensionamento dovesse proseguire, è del tutto evidente che ci sarebbe un problema, una reattività che va oltre il timore poi delle reazioni della stessa Meloni. Francesco Giubilei, abbiamo visto però nelle prime mosse di Giorgia Meloni una forte tendenza, diciamo, alla retromarcia, però, perché ci sono stati tanti annunci o anche tante strade imboccate e poi rapidamente corrette. Questo che significa? E adesso vedremo se ci sarà anche, auspicabilmente, bisogna dire, una correzione anche sul Covid, perché qui, insomma... Non credo che ci sia stata una tendenza alla retromarcia quanto alla prudenza. Noi non dobbiamo mai dimenticare la situazione in cui ci troviamo. Beh, però se li elenchiamo, se vediamo il decreto rave in un modo poi riscritto, sulle ONG anche delle correzioni ci sono state, sul POS non ne parliamo, sul MES, che naturalmente resta che non lo prenderanno, ma la ratifica mi sembra di capire che alla fine dovranno farla. Insomma, se le mettiamo tutte in fila arriviamo forse quasi a 10. Fa parte, diciamo, di una fisiologica discussione nel momento in cui bisogna approvare una manovra, in particolare con gli alleati, poi un'interlocuzione anche con l'Unione Europea, che comunque ha approvato quelli che sono i contenuti della manovra. Noi non dobbiamo dimenticarci che è una manovra che è stata effettuata da un governo che è entrato in carica a fine ottobre, quindi ha avuto un mese e mezzo per realizzare la manovra. Non dobbiamo dimenticarci che dei 35 miliardi a disposizione 21 sono stati stanziati per il tema dell'energia, nel caro bollette, e i margini di manovra erano dei margini di manovra estremamente limitati, tanto che ritengo nel prossimo anno verranno effettuate tutta una serie di misure che saranno delle misure anche di carattere identitario. Tornando al tema del presidenzialismo o del semipresidenzialismo alla francese, perché probabilmente si vuole andare in quella direzione, il tema del presidenzialismo è una battaglia che Giorgia Meloni porterà avanti perché si è spesa varie volte già da prima di diventare Presidente del Consiglio, si è spesa in campagna elettorale, lo ha ribadito adesso che è diventata Premier, ed è soprattutto una battaglia che è cara al mondo della destra. Cioè, già negli anni 90 Tatarella aveva una rivista che si chiamava Repubblica Presidenziale, e quindi è un tema che è fortemente connesso a quelle che sono le volontà di Giorgia Meloni, ma ci sono anche altri argomenti che sono degli argomenti proprio di carattere identitario, in cui, come diceva giustamente il professor Orsina, è più probabile il governo si muova. Penso al tema dell'immigrazione. Il tema dell'immigrazione, già ci sono stati alcuni segnali, ma su questo argomento il prossimo anno si interverrà, anche perché se noi guardiamo i numeri ci accorgiamo che lo scorso anno si è superato i 100.000 arrivi di migranti dell'area del Mediterraneo, quindi bisogna intervenire. Mentre sui temi economici è purtroppo la situazione in cui ci troviamo, una situazione che non permette al governo di avere grandi margini di manovra, ma questo non riguarda però il governo Meloni, riguarda purtroppo tutti i governi che si troveranno da questo momento in avanti, che è un momento che probabilmente tornerà a quei ritorni anche di margini di manovra rispetto al Covid, quando ci sono state le possibilità di sforare quello che era il rapporto debito-PIL e il rapporto deficit-PIL. Quindi vedo un governo che andrà più in direzione di determinate manovre in ambito identitario e avrà meno capacità di muovere sui temi economici. Vedo Fabio Martini che non è tanto convinto, ma il professor Pasquino anche. Ma io credo che i punti sui quali Giorgia Meloni dimostra di essere flessibile debbano essere riconosciuti. È flessibile, cioè in grado di cambiare alcune politiche. A me pare che dovrebbe cercare di essere flessibile, ad esempio, sul fatto che i medici Novax non vanno reintegrati, sul fatto che ci sono tutta una serie di tasse che vanno pagate.
che non deve esserci nessun condono, c'è alcune delle tematiche che non so se sono identitarie, ma che sono importanti per l'Italia. Per quello che riguarda l'Europa, il modo come combattere la campagna elettorale per l'Europa sarà importante. 5 anni fa all'incirca diceva in Europa per cambiare tutto. Forse adesso ha imparato che deve stare in Europa non per cambiare tutto, ma per riuscire a fare alcune politiche che sono nazionali, che hanno bisogno assolutamente dell'Europa. Questo è il passaggio. E quindi alcuni dei suoi alleati europei sono davvero molto ingombranti. Massimo Franco. Ma io penso che ci sia un ritorno alla realtà. Cioè noi dobbiamo pensare al passo avanti che abbiamo fatto rispetto al 2018. Noi abbiamo rischiato veramente di deragliare in questi 4 anni e mezzo. Alcuni partiti, anche Fratelli d'Italia, hanno capito che alcune cose erano inaccettabili. E da questo punto di vista possiamo parlare di post-populismo. Il populismo c'è ancora, ma in realtà secondo me ha spostato l'obiettivo, perché nessuno parla più di uscire dall'euro, nessuno parla più di uscire dall'Europa. L'adesione alla NATO mi sembra molto più forte di quanto non fosse prima, e non soltanto per l'aggressione russa all'Ucraina. Quindi l'Italia in questi 4 anni e mezzo ha fatto su questo un passo avanti, e in fondo anche la legge finanziaria, che è stata approvata da un governo di destra con dentro Salvini, Berlusconi e Meloni, ha preso atto di questa realtà internazionale, e questo è stato molto positivo. Tant'è vero che è stato approvato dalla stessa Commissione europea. Una bestia nera dei populisti come Mario Monti ha detto bene, ha promosso la Meloni, che vuol dire che la Meloni si è mossa su un terreno di grande realismo. Naturalmente, secondo me, restano questi richiami identitari che spesso sono richiami alla demagogia, però al momento su questo, devo dire, bisogna riconoscere c'è stata grande abilità. Attenzione, perché sull'evasione fiscale e su questi temi dei contanti e sul Covid, lì si rischiano regressioni, e questo secondo me andrebbe evitato in modo molto chiaro. Barbara Tedaldi, sei d'accordo? E su questo, sì, e si è già vista la moral suasion, come si dice, prima, al di là del discorso, abbiamo già avuto degli assaggi di interventi del Quirinale. Sì. Sì, però diciamo il Presidente non ci tiene particolarmente a farli, a renderli noti. Ma noi dobbiamo analizzare le cose e li possiamo raccontare. No, no. Dico che noi infatti di solito li sappiamo dalle forze di maggioranza che si autodenunciano, diciamo. Siamo stati... Ci ha chiamato per farci la moral suasion. Sì. E sì, sicuramente su Covid ce n'è stato uno vistoso, COVID, in realtà, sì, all'inizio. Sì, ce ne sono stati diversi. Mi sembra che al momento l'atteggiamento di Palazzo Chigi sia di ascolto di questi consigli. C'è un rapporto di dialogo abbastanza proficuo, impuntature non ce ne sono state da nessuna delle due parti finora, c'è stato un buon dialogo al momento. Sì, Mattarella. Anche perché alcune volte il Presidente, il consiglio che dà è di evitare di fare delle sciocchezze, non nel senso contenutistico, ma anche di iter. Cioè, certo, se non vuoi che poi la Corte Costituzionale ti boccia questo provvedimento, è meglio se lo scrivi così. Quello è il suo percorso. Io vorrei avercelo un consigliere di questo livello. Diciamo. Allora, ci dobbiamo fermare. Abbiamo lasciato fuori completamente Fabio Martini i destini dell'opposizione con un congresso, perché il 2023 è anche anno congressuale per il Partito Democratico, ma credo ne parleremo, ci sia poco da dire oggi in questo minuto, ma ne parleremo. Non so se fai un pronostico. No, ma insomma, ha un pronostico addirittura? Si può azzardare. Ma credo che non sia difficile da Chi fare. Chi vince? Ma no, vincerà sicuramente Bonaccini, sarà poi smentito dai fatti, ma... tu l'hai detto, credo, il 2 gennaio. Credo con l'appoggio finale anche di Cuperlo, che arriverà terzo, e quindi il PD riprenderà una sua stabilità che al momento... ha perso completamente dopo una campagna elettorale senza sentimenti e un post-elettorale goffissimo, autolesionistico, veramente senza precedenti. E il Movimento 5 Stelle? Conte?
Beh, in questo momento è molto supportato dalla Presidente del Consiglio. Credo che troverà troverà una maggiore difficoltà con un PD che torna in quota. Ci fermiamo, grazie per essere stati con noi. Linea Andrea Pancani per Coffee Break. Noi ci vediamo domani. Buona giornata e ancora buon anno.